Intanto andrei con un bel kit medico. Intanto lo creiamo pure. Poi creiamo due pugnali. E andrei con... non so, sapete. Mo rimaniamo così, poi vediamo. Vediamo cosa raccogliamo e quando lo raccogliamo. Va trovato Owen e credo che l'unica via d'uscita sia questa. Se non che magari qualche collezionabile si possa anche raccogliere, credo. Ma io trovo qua tutto chiuso. Quindi... potrebbe anche essere tutto inutile. L'acquario. Andiamo. Oh, energia. Pezzi, 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 pezzi. 18 pezzi. E qua quanti... cioè, cosa posso fare? Esattamente un cazzo, perché ne ho 44. Me ne servono altri 6. Io sempre lì mi lasci, eh. Allora, tanto qua c'è 19 integratori. Poi c'è la fiondina per l'arma corta. Quindi prendo e porto a casa. Qua è vuoto. Qua pure. Però mi ha dato gli integratori. Ne ho 34 e io posso fare così. Certo che posso fare così. Posso creare i proiettili. E infatti li vado a creare. Attrezzi del mestiere. Trofeo guadagnato. Allora, dobbiamo metabolizzare il fatto che una volta usciti di qua, siamo usciti di qua. Non c'è cazzi. Parte non credo. Però gli altri pezzi non li ho trovati, quindi... io vengo qua con 44 e me ne vado con 44 perché... il gioco a volte è di una generosità assurda e quindi... non posso veramente farci niente. Da qualche parte dovrò uscire. Qua lei non salta. E mi sa che c'era passare da dentro lo stesso, sapete? Per forza. Perché se la metti così... io devo aprire per forza... appunto, c'è la finestra lassù. Adesso mi torna tutto. Accidenti. Clicker! Oh sì! Cos'è questo affare che mugge? Questa mucca... malata? Vabbè, qualcosa che si può eliminare in maniera abbastanza tranquilla. Bene o male. E mi regala cosa? Mezzo esplosivo. Prendo e porto a casa. Qua c'è un clicker. Molta attenzione. Vieni qui.
pugnale. Vabbè, ucciderli con Abby è molto più semplice, però, eh. Ho tre pugnali. Praticamente ne crea due alla volta. Ok, ci sta. Onesto. Bottiglia che già ho. No. Quelli che si nascondono. Come cazzo si chiamano? Vai, inizia la battaglia. Però per fortuna ho abbastanza munizioni per poter fare pressoché tutto. Manda avanti il clicker. Devo usare il pugnale per forza qua. Perché non c'ho un attrezzo? Perché non mi hai dato un attrezzo? Che palle. Voglio il clicker. Punto. E basta. Attenzione, c'ho un biglietto. Ah, non straccio. Fammi fabbricare dei pugnali. Non posso. Fantastico. In tutto questo dov'è il cadavere del clicker? Lo sento. C'ha. Pugnale un'altra volta. Che palle tutti sti pugnali che se ne vanno. Pezzi. Okay. E poca roba. Vabbè, sì. Posso ricaricare la pistola. Ma posso orientarmi con la ruota. Si è messi male. Peccato che questi, come ti avvicini, ti individuano subito, eh. Cioè, cazzi proprio. Non perdonano. Vabbè, l'importante è andarsene di qui. Obiettivo principale. È tre capitoli che stiamo provando ad andare a quella ruota laggiù, esattamente come quando eravamo con Ellie. Ok, da qui devo solo proseguire dritto. Forse, vediamo se ce la fai a proseguire dritto. Oddio. Si sapeva. Tanto riemergi. Prima cosa. Poi. Dove sono? Seconda cosa. Bellissimo. Non posso andare da nessuna parte. Devo passare sotto sicuramente. Invece no. Aspetta.
C'è un passaggio? C'è un cazzo qua. Non capisco perché qua... Aspetta, aspetta, c'è il passaggio, c'è. È sicura di volerti tuffare qua? Madonna, io non mi tufferei mai in una cosa del genere. Hai premuto L1, è come se non lo stessi facendo, vero? No, non lo so, chiedo. Ok, si può creare un pugnale? No, non si può. Un dardo, ma senza... Senza l'arco, ragazzi, e la vedo molto dura. Oh, 16 integratori, un dardo. Due munizioni di pistola, strumenti di fissaggio. E comunque continuiamo a vagare senza ingredienti per il pugnale. E la cosa non va bene. È aperta? No. No, forse sì. Sì, è aperta, aperta, aperta. La balestra! Ale! Ci si è fatta, raga! Minchia, quanto la cazzo è grossa! C'è tutta questa gente. Porca puttana! Non c'è da caricarla come l'arco. Cazzo! Il dardo non si può recuperare. Però minchia. Questa volta invece l'ho recuperato. Sono persistenti, quindi è possibile recuperarle più spesso. Non vuol dire sempre. Ok, questa era palesemente una barca. Tipo un battello, qualcosa che è andato a schiantarsi. Bellissimo, perché dove spari, spari, lo uccidi. E questo potrebbe essere molto utile, soprattutto per loro. E invece no. Chissà perché quel clicker non funziona. Pestagli la testa. Ma perché mi sta scarseggiando la salute? Non si sa. Ok, un kit medico va fatto per forza. Straccio esplosivo, mancano sempre quella cosa a forma di forbice. Però ragazzi, la balestra è qualcosa di assurdo. Vieni se c'è coraggio, vieni. Due. Presoli in testa. Andiamo. 20 energia fa comodissimo, poi. Salta. C'è un cazzo. Strumento di fissage. Di là però aspetta, c'è tipo un vagone. E bisogna andarci per forza.
Anche se non ci sarà niente, bisogna constatare il fatto che non ci sia niente. Molto creepy questa nave qua, eh. Mamma mia. Non so se questa è la poppa o la prua. Non ho idea. È così andata questa nave che... è veramente difficile da capire. Si apre? Sì, si apre. Munizioni. Oh... non posso. Certo, potevi anche darmelo intero, eh. E certo, non ti sarebbe costato chissà cosa. Sì, si può. 30 integratori. Allora, qua ci vuole 50. Qua il minimo è 40. Qua il minimo è 40. Sta nella merda. Però aspetta, qua ce n'è 12. Il che vuol dire che adesso invece si può. 50. 40, 40, 40. Sono veramente indeciso. Vado per la velocità durante la modalità ascolto. Per forza. Mi sembra più affidabile quanti pezzi 17. Ok, buono. Da qua sopra ci siamo arrivati, vero? Sì. Non mi dire che io mi devo buttare in mare. Cioè, il che potrebbe anche essere, però la vedo strana come soluzione. La vedo molto strana. Non vorrei morire. Perché dal fuori non si può passare perché sono murate. Ah no, invece ecco qua. Eccolo il giochino. La barca tutta infestata non sarebbe una novità, sai? Quanto cazzo lo sapevo. Deve farci una ma... una maglietta. Quanto cazzo lo sapevo. Raga, cos'è sta roba? Esattamente cosa sta succedendo? È spawnato. È spawnato, raga. Esattamente cosa sta succedendo? È spawnato. Due in un colpo solo. Bene così. Clicker, facciamo fuori così. Ma non muore. Non muore. Via. Le bombe vanno tirate addosso a qualcuno. Tipo a lui. Io vorrei tanto scappare, sai, ma vorrei tanto, 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 tanto poter scappare. Via, 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 ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai. Sì! Sì! Li abbiamo lasciati fuori! Sono un coglione. Però godo. Sicuramente non ho preso 44.000 cose che quella parte lì mi avrebbe offerto, però sono contento così.
un dardo ed energia, andiamo. Di qua c'è qualcosa? No. Sì. Una piastrina. Puta. Bisogna collezionarle tutte. Di tutti gli stati degli Stati Uniti? No, può darsi, eh. Ok, addio nave. Ok, riproviamo. Non è stato un piacere. Non credo che si possano aprire le porte di queste cose qua, quindi. Di questi veicoli, quindi. Non... Faccio a meno. Il bus è chiuso, e allora andiamo giù. Bene, 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 bene. Dovremmo essere all'acquario, esattamente così. Vediamo se magari mi rioffre qualcosa. So che sei Dio. L'environment intorno. Prima magari di entrare all'acquario, ma a parte che credo che queste entrate qua... Questa non è bloccata però. C'è da vedere. Owen. Esattamente. Owen. Bloccata. Owen, andiamo. Deve essere dalla... Di scontri ne ho abbastanza, eh. Di scontri ne ho veramente abbastanza. Quindi abbi pietà di me per una volta. Cioè, che non è che non deve sempre combattere per forza, eh. Vabbè, salta così, allora buona. Non ci sono gettini, allora entriamo dal retro stavolta. Con sto acquario, ragazzi, è una cosa assurda. Tema centrale di questo gioco proprio. Vabbè, c'è la finestra per entrare, buona. E là? Ah, chissà. Qui non si apre, vero? Allora credo che bisogna fare questo. Intanto portarla fuori, poi prenderla di nuovo. No. Dove va tirata? Ah! Si fa così. Grazie per avermi dato la bottiglia, molto gentile. Ho un dubbio. Oh, adesso non ce l'ho più. Adesso il dubbio è chiarito. Cosa mi tocca? Poi si è posizionata troppo bene perché abbia sbagliato, quindi è perfetta.
Perché non salti? Se si può trasportare vuol dire che qualcosa si può fare. E lì c'è da spaccare la vetrata. Però aspetta, lì c'è un'altra cosa da spaccare. Ok, adesso ha senso. Tutto piano piano poi ha senso. Per questo video. Ehi, Owen! È buona. Uno zaino? Può essere di Owen. Ma è sangue. Qua non può essere la morte perché la morte avviene in Seattle Day 3. Non è uno spoiler perché l'abbiamo già vista quando usavamo Ellie. Praticamente l'abbiamo ucciso con Ellie. E quindi la situazione si fa un po'... Sento qualcuno che suona, è lui. Owen! Ah, la radio. Cristo santo. Familiare sto posto, eh? Con tutte le lucine, vero? Che poi di la verità lo conosco già, quindi. Neanche da dire che è la prima volta che lo esploro. Allora, siamo arrivati da là. Quindi una via d'accesso può essere questa. Che ovviamente non ha niente. Questa dovrebbe essere la biglietteria. Di qua c'è quello di cui avevamo la chiave, ma è bloccato, quindi lui l'ha chiusa. Di qua c'è la bocca dello squalo, che porta praticamente all'uscita. Qua c'è il generatore di corrente, la corrente c'è. Qua è bloccato, vero? No. E allora a questo punto però io un'occhiata sulla voglio dare. Perché vi ricordo che ci siamo passati tantissime volte da qua. E mi sa che la parte su è chiusa, eh? Ehi! Già. Per fortuna c'è la corrente, quindi insomma. Bene così. Certo. È nella barca. Ok, potrebbe essere la scena spicy questa. Potrebbe tanto. Owen. Questa è cattiveria pura. Isaac ti ha mandato a cercarmi. Ti sbagli. Che combini qui? Beh, devo smontarla prima di rimetterla insieme. Capito. Un sorso? Passo. Come vuoi. Danny è morto. Immagino. Mi dici che è successo? Stavamo ripulendo un accampamento, giusto un paio di iene. Ho colpito uno, dritto in testa, forte.
e lui è andato giù. La sua arma era lì di fianco, ma lui non l'ha cercata. Si è voltato verso di me. Ed era vecchio. E stanco. Sembrava... pronto. Ne ho uccise di iene. Però... non ce l'ho fatta. Ovviamente Danny a quel punto si è incazzato. E io gli ho detto che poteva continuare da solo. Mi ha puntato contro la pistola. Che merda. Ho provato a fermarlo e così. Non sapevo neanche se avesse preso me o lui. Ti sei solo difeso. Smettila. Posso risolverla io. Parlerò con Isaac. Io sono stanco, Abby. Non voglio lottare per una terra di cui non mi frega più un cazzo di niente. Io vado a Santa Barbara. Pigli troppe iniziative te, Ne ho sentite diverse. Le luci non stanno ritornando. Sono andate. È una pista. Io voglio provare. Non pensi a me? Non corre rischi qui. Ok. Ne riparliamo quando sarai sobrio. Non fare così. Fare cosa? Mi tratti come se fossi uno schizzato. Ma sei d'accordo con me? Se le luci fossero a Santa Barbara, io me ne andrei il più lontano possibile. Cosa? Niente. La merda rosa. Sì, sono cresciuta. Dovresti... ai. Come dovrei fare? Dovrei... ho capito. La mia famiglia. Fermarli. Potrei torturarli fino ad ammazzarli. Dai! Ecco cosa mi riferivo. Ale! Sprotetto. Minchia che fisico da maschio che c'ha. Chiude così. Altro flashback. Sempre lei meno muscolosa. Sempre il giorno dell'omicidio. Mi è sembrato molto quella scena quando Luis GTA 4 The Ballad of Gay Tony si fece fare uno sboccaponcio da Monique, mi pare, una che trovò lì al club.
tanto tempo fa che si portarono quelle missioni, ragazzi. Cosa? Yara e Lev. Ah, ok. Era un incubo. Li deve andare a salvare. Non possono cavarsela da soli. Finisce qui.